è tutta la parte umana, la comunità ciclista, che qui c'è una piccola rappresentazione, tutta la gente che viaggia come me, ce ne sono tantissimi, e per cui poi si crea questa sorta di comunità viaggiante, ad esempio in Sud America, tutti quelli che sono partiti da Ushuaia andando verso nord, pian pianino ci siamo conosciuti tutti. E ogni tanto si viaggiava assieme o per non so, pochi giorni o addirittura con due amici da qualche parte dietro, 4 mesi assieme abbiamo fatto, per cui grandi amicizie. Qual è stato il momento più difficoltoso? Un paio, quando ho sofferto molto freddo alle mani sui primi grandi passi delle Ande, più che altro per una mancanza di guanti buoni. E poi in Australia, quando mi sono trovato a pedalare nell'Outback, perché lì sono distanze enormi, l'acqua te la carichi, quindi vai con 20 litri d'acqua per 2 giorni, il problema è che poi devi farcela per forza ed è completamente in solitaria, perché non c'erano altri ciclisti assieme. Mentre il momento peggiore, no scusa, te l'ho già fatto. Mentre il momento che ti ricordi con maggior felicità? Oddio, ce ne sono tanti. Diciamo che è stato sicuramente l'inizio, perché è stato bellissimo, ad esempio, la prima notte che ho campeggiato già in Patagonia, a dire butto giù qua la tenda, a fianco alla strada, nessuno mi disturba, sensazione proprio di libertà. E poi ogni volta che uno passa un confine con un altro stato in bici è una bellissima sensazione, per cui sono veramente tanti momenti molto belli. E come ti sei finanziato in questi anni? Ho lavorato tanto prima, quindi ho messo da parte i soldi per farlo. Poi non sono cifre impossibili alla fine. E adesso che sei tornato? Mi rilasserò un pochettino e poi dovrò cercare lavoro e riprendo una vita normale, diciamo. Ok, allora rifacciamo l'inizio, perché una cosa fondamentale, così vi faccio la domanda. Mi devi dire però proprio in 15 secondi tutto il giro che hai fatto. Ok. Però sì, io purtroppo. Sì. Mi dici quanti chilometri, io ti dico cosa ti ha spinto a fare questo giro del mondo e dove ti ha portato. E tu mi dici ho fatto 20.000 chilometri. Ok. E sono stato già alla Terra del Fuoco, sono risalito, le Ande, Australia, Nuova Zelanda, fino. Ce la fai, sì. Ok, vado. Ruggero, in questi 2 anni. No, aspetta, vai. Ruggero, cosa ti ha portato a fare questo giro del mondo in bicicletta? Beh, è una combinazione di tante cose che mi appassionano e soprattutto la voglia di viaggiare e la combinazione appunto di andare fuori in montagna, far campeggio, trekking e la libertà che ti offre, l'indipendenza che ti offre la bicicletta come mezzo. E la bici dove ti ha portato? Allora, ho cominciato in Sud America, dalla Patagonia, sono risalito seguendo le Ande fino alla Colombia, poi in aereo sono andato in Nuova Zelanda, lì ho fatto Nuova Zelanda, Australia. Poi sono andato in India, sono salito su in Nepal, poi l'Asia centrale, Kirghizistan, Tagikistan, Pamir Highway, poi Iran, Turchia, Grecia e poi finalmente Italia, da Bari sono risalito. Già bevuto. Ed è finito. E cosa hai trovato in questo viaggio intorno al mondo? Tanta bella umanità, diciamo, e tanta gentilezza inaspettata, anche in posti dove uno non penserebbe di trovare gente che ti apre la sua casa per ospitarti. Dove per esempio? L'Iran è il posto più emblematico perché è proprio di tradizione, ma io penso più anche ad esempio in Tagikistan, i pastori nomadi che abitano in catapecchie o capanne di fango, che non esitano a offrirti un tè, a metterti di qualcosa da mangiare, magari siano poverissimi. E quindi ovviamente è stata una sorpresa. E senza comunicazione, senza linguaggio comune, quindi senza gesti. E la comunità che ti sei trovato in giro per il mondo di ciclisti com'è stata? È stato inaspettato, ma
è fantastico perché soprattutto adesso sono nate delle amicizie con ciclisti italiani e anche non italiani che sono sicuro continueranno per tutta la vita, chissà in futuro ci troveremo a pedalare assieme di nuovo, qualche progetto assieme, vedremo insomma, però è proprio bello trovare delle anime simili diciamo su queste cose, delle menti simili. E adesso che sei di nuovo a Montevecchia, cosa farai? Mi riposo visto che adesso è inizio dicembre, sto tranquillo a godermi le feste e a vedere cosa è successo in questi due anni a Montevecchia e poi a gennaio vedo di muovermi per rientrare nella vita normale, cercare lavoro, tutte queste cose qua. Beh, hai avuto un'accoglienza incredibile, tutta la popolazione del paese ti ha accolto con... È inaspettato, non aspettavo così tanta gente, sono sincero. Bene, allora bentornato e grazie. Auguri per il futuro. Grazie mille. E salute! Salute! Viva!